Signori, buongiorno, mi sono appena svegliato, in verità tipo 2 minuti fa, questa gara sarà la scena del video e oggi vi faccio vedere gli youtuber come si comportano nella villa The Boys. Tra l'altro fuori è proprio mattinissima, saranno tipo le 8:30, se non sbaglio 9, comunque quell'orario lì perché non ci svegliamo abbastanza presto. Quindi adesso inizia e parte da qua questo video, quindi io che metto letteralmente a posto il letto e poi raga andiamo a vedere gli altri cosa fanno. Adesso però voglio andare a vedere chi è che c'è di sveglio, perché è comunque abbastanza presto, quindi vediamo qua, magari c'è Lollo. No, Lollo, se non sbaglio, da farsi una passeggiata che lui si dava sempre a fare, ragazzi, di mattina. Qua ovviamente deserto, letteralmente deserto. C'è chi ha cenato ieri con la Nutella, con cose, raga. Abbiamo fatto anche la spesa, siamo anche andati, abbiamo fatto un po' di cose. C'è chi ancora deve pulire le pentole, praticamente, perché non lo sa, ci diamo sempre i turni. E ormai è nato il meme del povo le pentole. Vediamo qua se c'è qualcuno, ma vabbè, forse è Cidori che è il primo che si sveglia, sempre lui. Allora, in atrio, infatti, eccolo qua. Ciao Lori, l'unico sveglio in questo momento. L'unico. Scusa, tu che ora ti svegli, Lori? Fammi capire. Adesso sono tipo le 9, no? 8:30. 8:30. Vabbè, dai, poco, diciamo poco prima di me. Vabbè, io ogni tanto faccio anche le mie dormite. Qua nessuno alla mia postazione, ancora Linda, ancora tutta spenta. Tra poco, ragazzi, infatti registreremo appena tutti ci svegliamo. Qua non c'è nessuno, quindi sì, ragazzi, io e Lori siamo letteralmente i primi svegli in Villa The Boys. Adesso voglio un attimo capire se c'è qualcuno su. Allora, qua c'è Ferro che sta dormendo. Qua invece c'è... Ah, questa qua è stanza di Lori, ragazzi. Vabbè, Lori comunque fa sempre le sue cose, quindi come avete visto è sveglio. Qua bagno, va bene. E poi vediamo se stanno ancora dormendo gli altri. No, si sono alzati, ma dove sono tutti? Mi sembra strano, comunque io sono quasi sempre uno dei primi che si sveglia, raga. A meno che tipo non stanno dormendo tutti insieme. Infatti Conte e Ferro dormono sempre insieme, quindi anche questo cambio dovrei aspettare. Ecco, comunque qua bagni no, non c'è nessuno, vuoto, ragazzi, sembra un'isola deserta. Comunque signori, aspetto solo che tutti si svegliano e poi credo che andiamo a fare colazione tutti insieme. Comunque andiamo già dagli altri che sento che si sono svegliati, e sì, sono uno degli ultimi che si sveglia purtroppo, raga, perché sono troppo stanco. Buongiorno, Godo, buongiorno. Ragazzi, sto facendo un video in cui faccio vedere tutto quello che fanno gli youtuber della villa in un giorno. Fatti vedere che bello che sei. Bellissimi, appena svegli, bellissimi. Lo so, infatti, sono venuto proprio per questo, a rompervi il cacchio, raga. Io mi sono fatto vedere che mi svegliavo, vorrei dire, non è che è un grosso problema. No, cioè, mi sono svegliato 2 minuti prima, poi subito dopo. Hai fatto la gag, quella che stai in film. Quindi in realtà ti sei svegliato, poi sei entrato nel letto. No, non è fake. Cioè, no, te lo posso assicurare, raga. Ho fatto la scena che mi svegliavo perché, raga, non potevo svegliarmi lì così. Cioè, ero tutto rimbambito. Quindi è un pagliaccio, No. Cioè, tu hai fatto finta di svegliarti. Oh, ma raga, per favore, basta. Lori, ma digliene 4 sti qua, per favore, digliene 4. Digliene 4, 2, 3, 4. Vabbè, comunque, io la mia... Adesso mi dovete spiegare una cosa, no? Ferro ha una tazzona. Io sto studiando, Lori... non sto facendo colazione. Lori, stavo dicendo, ha una tazzona e poi ci sono io. È proporzionata a una cosa, ma non diremo cosa. No, sbagliato, è inversamente proporzionata. Inversamente proporzionata. No. Vabbè, chi vuole capire capisca, ragazzi. Adesso mi faccio la mia colazione. Sì, se complimento, grandi. Mi faccio la mia colazione, raga, e dopo ci vediamo grandi. Nelle rec o addirittura a fare il bagno. Ragazzi, chi è che dopo si viene a fare il bagno con me? Yeah. Ok, raga, in questo momento sono al bagno e sto per farvi vedere come cagano gli youtuber. No, sto scherzando, questa parte qua la tagliamo. Ok, raga, stiamo per registrare in questo esatto momento. L'unica cosa è che in questo momento Lollo deve far finta di rapirmi ed è praticamente uno scherzo agli altri. Quindi, raga, gli altri tipo ci rimarranno malissimo. Ma voglio un attimo andare a spiegare, cioè voglio un attimo andare a chiedere che cosa faranno esattamente. Lollo, allora, mi spiego un attimo cosa vuoi fare nel tuo video. Andiamo di là. Ok, esatto. Perché non ci devono sentire. Questo è lo scotch, ti rapirò. Cioè adesso ti rapirò. Tu letteralmente mi rapirai e mi metterai nello sgabuzzino. Esatto, cioè, tu sarai sgabuzzinato. Sai che tra l'altro sta registrando, anche lui sta registrando. Signori, questo... Bro, io mi devo... Cioè, raga, io devo essere rapito qua? Questo mi stai dicendo che io devo essere rapito in sto posto, raga? Sì, sì, sì. Questo è il luogo dove tu sarai rapito. Buona fortuna. Prego, vieni qua che lo rapiamo. Ok, raga, letteralmente che schifo. Guardate qua. Raga, mi sta registrando. Non so come ho fatto a prendere il telefono, ma sono letteralmente tutto legato. Guardate qua. E non so letteralmente come sto facendo a registrare, ma sono qua che sto aspettando che Lollo venga a slegarmi. E voglio vedere anche la reazione degli altri quando mi vedranno così. Comunque, molto divertente, sì, ma... Non lo rifarei.
Poi mi raccomando, se volete vedere video del genere, iscrivetevi al canale. Oh mio Dio, noi siamo comunque molto pazzi. Gli youtuber, devo essere sincero, sono anche abbastanza pazzi. Signore, abbiamo appena finito di registrare il video di The Boys, anzi, io ho finito la mia parte, loro stanno facendo ancora la loro, là, guardate che si stanno tuffando. Tra l'altro questo video uscirà tra un pochino. Qua c'è anche il signor Lollo che se ne sta riposando, raga. Io vi dico solo che mi sono fatto stra tanto male, mi sa che probabilmente andrò pure all'ospedale perché mi sono letteralmente tutto distrutto qua. Poi vi faccio vedere anche la foto. Signor Lollo, com'è stato registrare questo video tutto il tempo in piscina, bro? Tu non hai idea, ho questa parte del braccio che è tipo l'incrocio tra il gomito e il braccio, che fa malissimo, bro, per la partita di calcetto. Ah, vabbè, esatto, sì, raga, perché letteralmente vedrete poi cose molto molto interessanti. Ma sono sceso male, quindi... Ok, non posso registrare altro, raga, che i video di The Boys usciranno poi tra un pochino. Comunque sto zoppicando, non so se state notando. Mamma mia, tutto distrutto qua, raga. Io direi che ci vediamo dopo, quando vado a mangiare. Eh sì, purtroppo i The Boys si fanno anche male, perché gli youtuber si possono fare anche male quando registrano i loro video. E prima ancora di mangiare, raga, dato che tra poco mangiamo, c'è Chef Lollo. Bella partitina a ping pong con Ferro. Raga, lui è fortissimo, metto intanto con la cam. Allora, tu so che sei forte, io non sono tanto forte, quindi per favore. Ma bro, ti prometto che entro questo mese diventi un problema. Ok, entro questo mese, mi piace. Vai. Ah, ma com'è che devo impugnare? Scusa, devo fare così, devo far così. Tu puoi battere in due modi: o di rovescio, che sarebbe questo. Ok, così. Rovescio, quindi dietro il dito che almeno tieni bene e cerchi di tirare. Ok, verso. Oh, è vero, così dà molta più stabilità, raga. Esatto, okay? Perché la tenevi così? Sì, la tenevo così. No, così, col sì, dito che almeno. Molto... Mentre in rovescio si mette il dito dietro questo qua, l'indice. Ok. E tiri così. Oh, ci sta, spacca. Ok, okay. Sono migliorato. Provala. Da questo. Provala. Bravissimo. Bravo. Bravo, ok, no, te l'ho data un pochettino male io, onestamente. Ok, bravissimo. Oh, mi hai fatto un punto, no! No, no, io era avevo punto? Sbagliato. Era toccato il mio campo. Signori, sto piano piano migliorando. Intanto scrivetemi qui sotto nei commenti se siete forti a ping pong, se ci avete mai giocato. Vai, Bravissimo. Okay. Bravissimo, concentrati nel rovescio. Alla fine è fondamentale imparare una tecnica. Bravissimo. Era punto? No, era, perché era, non vale il fuori dal campo. Devi aspettare che rimbalza. Bravissimo. Bravissimo. Oh, signori, okay. Il boa. Ok. No, dai, bro, il vento. Era così, ti giuro, è andato. Devi tutto destra. Devi inclinarla ancora di più per, bravo, mandare okay. Ma posso farlo così volendo? Anche, certamente, okay. Cioè, più che okay. Più che volenti. Cioè, nel senso, quelle lì tipo quelle troppo di là fai bene a mandarle. Devi riuscire a calibrarlo prima, però. Vedo okay. Che arrivi. Cioè, ci pensi troppo. Fatti importare. Cioè, dovresti fare a sinistra di rovescio, a destra di dritto. Signori, però... nel frattempo che io miglioro, mi faccio qualche partitina con Ferro e poi tra poco andiamo a mangiare. E ovviamente il mitico Lollo ancora una volta ci stupisce con la carbonara. Com'è, raga? Com'è, raga? Buonissima. Voto? 10. Non l'ho ancora assaggiata. Ah, non è ancora assaggiata, è vero che abbiamo appena iniziato. Potrebbe essere buona. Non devastante, perché purtroppo, ragazzi, non abbiamo il pecorino ma il parmigiano, però è un mix. Vabbè. È un mix. Quando mancano delle cose bisogna accontentarsi. Ci metteresti anche a me che così il pepe, bro, il pepe. No. Ah, cos'hai fatto, Ferro? Già non funziona. Oh, ma perché tu ce n'è così? Oddio. Oh, se l'è messa da... No, dai, ragazzi, no. Ce n'è ancora. Sì, l'ha scelto lui il piatto. Ma no, non l'ho scelto io, cioè letteralmente l'hai portato tu. Bro, ma era l'unico che letteralmente c'era, l'ultimo. Comunque, raga, da notare, Lori l'ha già quasi finito e io l'ho praticamente non ho neanche iniziata. Niente. Raga, buon appetito. Adesso dallo il voto almeno. 10, mandi 10. Mentre avete 10, provo anch'io. E forse un po' tanta, Lollo. Ti devo dire che la carbonara è molto. È letteralmente pieno. Raga, è assurda. Oggi potremmo perdere, Lori, perché sono stanco. Cioè, oggi questo è l'uno. Uno. Eccolo, e così era proprio al bar. Facciamo delle vincite. Ok, è appena successo un casino in Villa The Boys. Vi sto a spiegare stra velocemente, raga. Ma soprattutto vi faccio vedere che cacchio è successo. È venuto Cap, ha fatto un video, ha costruito una cosa assurda. Adesso, raga, ve la mostro subito. Se riesco, perché praticamente questo qua sarebbe un ascensore. Letteralmente, cioè, raga, proprio un ascensore. Quindi io adesso dovrei prendere questo e in un modo o nell'altro riuscire a salire. Non so bene come funziona, raga, perché l'ha costruito tutto lui. Un genio, devo essere sincero, non so come abbia fatto. Ed eccolo qui, raga, questo qua sarebbe il telecomandino che servirà appunto per andare su e giù. L'unica cosa è che, oh mio Dio, raga, è bellissimo. È bellissimo.
Ok, allora, dopo un bel po' di pratica e qualche aiuto, si può scendere in un modo o nell'altro. Speriamo di fare giusto perché non voglio morire. Non oggi, ho solo 19 anni. Ok, allora, così. Così. È giusto, signori? Vai, oh, bravo. Vai, tieni, vai, tieni. Tenete il robo verde, mi sto tenendo. Ah, il robo verde, aspetta. Eh sì. Ok. Vai. Vai. Signor Conti, mi dà il telefono. Let's go, baby. E ci siamo, mio Dio. Sono dentro un bunker. Un bunker sott'acqua. Raga, guardate qua. Naturalmente, K ha preso il mio computer, ha preso la mia tastiera, ha preso tutto quanto. Ma è ad ogni effetto un bunker, una postazione segreta, ecco. Intanto vi sfido anche voi a casa. Intanto vi sfido anche voi da casa a fare una roba del genere, raga. Se avete una specie di bunker, questo qua è colore, letteralmente per la piscina. Quindi devo stare attento a cosa faccio, cosa maneggio, perché posso veramente rischiare. Quindi mi sa che adesso io mi faccio una bella partitina forte, accendo il computer e poi si torna su, dato che mi sa che torno su, raga. Oh mio Dio, porca raga, c'era il fuoco. Oh, c'era il fuoco, poteva esplodere tutto. Bro, poteva esplodere tutto, c'era il gas. Ma il gas che esplode, il gas per la sigaretta. No, non sento più, dove l'hai lanciato? Mi sono tipo tutto dentro. Porca puttana. Bro, basta. Che bastardo, lo sapevo. Dai raga, veramente raga, in villa succedono anche queste cose qua, che da un momento all'altro noi ci facciamo scherzi. Tipo questa parte qua che avete visto era tutta off video, e ci sono questi scherzi qua, ragazzi, veramente bellissimi. Il punto è che non sempre li registriamo perché ci dimentichiamo del telefono. Adesso voglio vedere se effettivamente mi fanno altri scherzi così. Ok, niente, mi sono dovuto rifugiare in casa perché pensavo veramente potesse succedere qualcosa. Invece no, niente, fortunatamente. E beh, vediamo com'è, può finire la giornata e il giorno. E adesso andiamo a mangiare sushi in un ristorante in cui farò anche un video stracostoso. Le voglio tenere perché sennò non mi vedete. Ma... signor Refe, dove andiamo? Dove andiamo? Vediamo se lo sai. E adesso raga, andiamo a cenare. E tra l'altro questa cosa sarà tutta una sorpresa che poi vedrete in un altro video. Ciao belli. Signori, io sto per andare a dormire. Sta arrivando la fine del giorno perché siamo tornati da poco dal ristorante. Solo che è veramente tardi, perché alla fine con il sushi abbiamo mangiato tantissimo. Io me ne vado a dormire in questo esatto momento, sono circa le 23, quindi le 11 di sera. Mi preparo il letto e poi, signori, si dorme. Quindi questa è stata una tipica giornata nella villa dei The Boys. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Codice Paolo nelle cose getti, ciao belli.